Buongiorno cari amici, mi sono alzata e sto facendo il letto, molto importante, prendersi cura di se stessi, trucco, prima mi sono fatta la doccia, sempre sempre andare avanti, mi preparo la colazione, una bella tazza di tè. Io adoro il tè inglese e poi naturalmente porto a spasso i miei cagnolini che loro hanno bisogno. Come faccio a restare a casa e non portarli? Non posso rimanere a letto e piangermi addosso, è vero, no? Loro hanno bisogno, devono uscire e fare i loro bisogni. Eccomi rientrata. Oggi piove, è una brutta giornata e a loro non piace la pioggia. Ormai mi ha fatto solo la pipì e basta. Vabbè, meglio che niente. Un video un po' strano stamattina, però era per mostrarvi quello che ho fatto finora. Aprire la finestra, lasciare entrare un po' di aria fresca, molto importante anche questo, cambiare aria in casa. Eccomi qua che sto prendendo il mio tè, rigorosamente inglese, faccio arrivare dall'Inghilterra, che posso ordinare online. Un po' di acqua, e il mio toast. Due fettine di toast. Preparo il mio vassoio. Sono cose che faccio tutte le mattine. E da ieri a oggi non cambia nulla, la vita va avanti. La buona marmellata che ha fatto mio marito al mango, quella non manca mai. Carezzare i pelosetti, loro mi danno talmente tanto. Ecco cari amici, questo per farvi vedere che la vita va avanti comunque, con brutte o belle notizie. Soprattutto nel mio caso, ieri ho avuto questa brutta notizia, però io sto bene, sono ancora in vita e mi prendo cura della mia famiglia, mi prendo cura dei miei cagnolini, loro si prendono cura di me ed è importante alzarsi dal letto, fare il letto, truccarsi, lavarsi. E andare avanti, non bisogna mollare, non bisogna mollare, questo è molto importante. Non è facile, ci saranno momenti dove ci sarà lo sconforto, ma in fondo bisogna restare nel qui e adesso. A domani ci penseremo domani. Vi voglio bene, un abbraccio a tutti e grazie per i vostri più di 1000 messaggi che mi avete mandato ieri dopo il mio video sui risultati della PET. Vi auguro una buona giornata. Ciao!